Eccoci al consueto appuntamento con l'informazione sul canale 85 di Tris. Come sempre prima del telegiornale diamo uno sguardo insieme ai titoli di oggi. Sanità, la regione seleziona medici stranieri. Pubblicato l'avviso, in tutto ne mancano 1500. Protesta dei pazienti diabetici di Siracusa e provincia. Mancano i presidi salvavita. La celebrazione dell'anno mariano, venerdì la chiusura con la messa al santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa. Ad Aci Castello, guatri antichi ritrovati in un garage, trafugati in un museo 10 anni fa. Disordini dopo la partita Siracusa-Cireale del 4 ottobre scorso, altri 25 ultra denunciati. Sono questi gli argomenti principali del TG di oggi, tra poco in onda qualche istante per la pubblicità. Vuoi acquistare 2 paia di lenti di diverse diotrie? Non comprarne 2, quello che ti serve sono lenti progressive che adattano la visione a diverse distanze. E Ottica Quartarone propone solo lenti certificate di alta qualità dal marchio Galileo. Hai bisogno di proteggere la tua vista in diverse condizioni di luce? Abbiamo le lenti fotocromatiche Transition che diventano automaticamente più scure al sole. E se vuoi acquistare un paio di occhiali da sole, ricorda che Ottica Quartarone è esclusivista del marchio Rocco Barocco a Siracusa. Non vuoi pagare subito? Nessun problema. Vieni a trovarci per scoprire come pagare a piccole rate al mese, a tasso zero. Ottica Quartarone ti aspetta in Viale Luigi Cadorna 3133 a Siracusa. Promozione del mese. Una montatura in omaggio al primo cliente della giornata se completa con lenti graduate. Qualità, professionalità e tecnologia sono le caratteristiche che contraddistinguono Physiorem Medical Center, una struttura polidiagnostica con più di 10 anni di esperienza, specializzata in diagnostica radiologica e riabilitazione fisica, che si serve di attrezzature e strumentazioni all'avanguardia. Il sistema di risonanza magnetica OpenMark 5000 rappresenta la nuova generazione di risonanza magnetica a medio campo. Questo sistema combina le elevate prestazioni dell'alto campo con il vantaggio di un'architettura aperta. Questo permette di ridurre sensibilmente la sensazione di ansia del paziente. Dotarci di questo macchinario ci permette di ampliare la domanda di esami diagnostici per quanto riguarda l'osso articolare. Adesso riusciamo a dare anche un'offerta per quanto riguarda la parte neuro. Physiorem Medical Center, la trovi a Siracusa. Nuova apertura Physiorem a Modica, al centro commerciale La Fortezza. Benvenuti a questa edizione di Tris Sicilia TG. Come avete ascoltato dai titoli d'apertura, parliamo di sanità. Parliamo di sanità perché la regione ha selezionato medici stranieri ed è stato pubblicato l'avviso. Il presidente dell'isola, il governatore dell'isola Renato Schifani, ha detto: misura straordinaria per garantire il diritto alla salute. In tutto mancano 1500 medici. Vediamo i particolari nel servizio d'apertura. Mancano 87 medici all'ASP di Siracusa, il dato emerge dalla regione siciliana che ha pubblicato un avviso per reclutare medici stranieri per far fronte alle carenze di personale del sistema sanitario regionale. L'assessorato alla salute ha pubblicato un avviso pubblico aperto, cioè senza scadenza, rivolto ai medici sia di paesi dell'Unione Europea sia di provenienza extracomunitaria. L'avviso pubblico predisposto dal dirigente generale del Dipartimento regionale della pianificazione strategica Salvatore Iaculino è firmato anche dall'assessore regionale Giovanna Volo, prevede l'assunzione di medici nelle aree di medicina d'emergenza e urgenza, anestesia e rianimazione, chirurgia generale, medicina interna, gastroenterologia, ortopedia, traumatologia, pediatria, neurologia con stroke unit, cardiologia, psichiatria, urologia, ostetricia e ginecologia. Le stanze saranno inserite secondo l'ordine cronologico di arrivo e valutate con la cadenza almeno quindicinale da una commissione che verrà costituita con un provvedimento del dirigente generale del Dipartimento Pianificazione Strategica. I medici saranno assunti
giunti dopo un colloquio e una valutazione della coerenza dei curricula rispetto alle necessità del sistema sanitario. Il fabbisogno di personale ammonta a 1.494 unità. Nelle ASP mancano 174 medici ad Agrigento, 154 a Caltanissetta, 159 a Catania, 116 a Enna, 169 a Messina, 210 a Palermo, 96 a Ragusa, 87 a Siracusa e 201 a Trapani. Nelle aziende ospedaliere la carenza è di 57 medici al Policlinico di Catania, a Messina 15 l'ospedale Papardo e al 17 al Policlinico, a Palermo 33 all'ospedale Cervello e 6 all'Arnas Civico. Per quanto riguarda la suddivisione delle discipline, mancano 127 specialisti in cardiologia, 92 in chirurgia e pensata 302 in emergenza urgenza, sarebbe il pronto soccorso. E ancora la sanità con i pazienti diabetici di Siracusa e provincia che protestano. E la protesta la fanno davanti all'ASP di Siracusa e perché mancano i presidi salvavita. 25 luglio 2019. Io praticamente sto chiamando per denunciare un disservizio. 28 maggio 2021. Ogni anno è sempre la stessa storia. Ogni anno mancano i presidi, ogni anno siamo qua a chiedere il nostro diritto. 28 novembre 2023. Ancora disservizi da parte dell'ASP di Siracusa. Protestano e il problema è sempre lo stesso. Mancano i presidi salvavita per i diabetici. Qual è la problematica di oggi nuovamente? I presidi sono sempre acquistati con ritardo, ci sono sempre mancanze, non ci sono spiegazioni per questi ritardi. Le persone non riescono a curarsi per come dovrebbero, perché mancando questi presidi salvavita, sottolineo salvavita, non si riesce a gestire bene la glicemia e di conseguenza la vita normale che si dovrebbe fare. Le persone che sono 3 mesi scoperti dalle forniture si trovano a farseli prestare da altri familiari, perciò si innesca un meccanismo che questo difetto ce lo portiamo tutti. E da agosto a oggi non sono stati fatti più acquisti. Di che presidi parliamo? Spieghiamo nello specifico come funzionano. I nostri ragazzi sostanzialmente indossano 2 dispositivi. Un microinfusore, che è un apparecchio che regola il dosaggio dell'insulina secondo un piano terapeutico fornito dallo specialista, dal diabetologo. È un sensore che monitora la glicemia 24 ore su 24. Parlando proprio di genitori, è qui presente una mamma di una bambina. Di 10 anni, buongiorno. Ecco, che problematiche state vivendo in questo periodo? Noi già è un mese che siamo senza sensori e ciò significa non dormire la notte, perché mia figlia soffre di ipoglicemie improvvise. Più di un mese che sono venuta qua a fare questo è il mio protocollo, ecco, lo faccio vedere. E nessuno mi dice, e io sono venuta stamattina qui perché voglio sapere la motivazione, qual è il problema, perché non vengono fatti questi ordini. I cittadini di Siracusa e provincia hanno la necessità della fornitura dei dispositivi di monitoraggio e microinfusione e per averli sono costretti a manifestare, chiedere spiegazioni sulla mancata fornitura e chiedono a gran voce che il problema venga risolto definitivamente senza dover ricorrere ogni volta a forze dell'ordine o a servizi televisivi. Cosa chiedete? Chiediamo la salute dei nostri figli e delle persone affette da diabete. Cambiamo argomento, è l'ultima settimana per la celebrazione dell'anno mariano e si chiude venerdì con una messa alla Basilica del Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, con una messa rivolta alle famiglie. Ultimi giorni di celebrazione dell'anno mariano con il clou che è previsto venerdì al Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa con la messa riservata alle famiglie. Domani intanto alle 17 ci sarà il tradizionale pellegrinaggio mariano mensile dalla Casa del Pianto alla Basilica. Venerdì la benedizione delle edicole votive della Madonna delle Lacrime. Alle 8 in Via degli Orti sarà benedetta l'edicola votiva Casa Lucca. Alle 8:30 sarà celebrata la messa nella Casa del Pianto con l'esposizione della reliquia di San Giovanni Paolo II. Alle 10 si terrà la cerimonia di scopertura di un'edicola votiva in marmo raffigurante la Madonnina delle Lacrime, donata da Salvo Medas e dalla moglie Anna Maria Albanese, installata nella rotonda di Viale Scala Greca all'ingresso nord della città,
Alla presenza dell'arcivescovo Lomanto, del parroco della chiesa di Sant'Antonio Michelangelo Gian Siracusa e del rettore del santuario Don Aurelio Russo. Giovedì invece ci sarà la celebrazione cittadina dell'anno mariano in santuario con una messa alle 18 di ringraziamento per l'atto di consacrazione al cuore immacolato e addolorato della Madonna delle Lacrime. Sempre venerdì si chiuderà l'anno mariano. In questo giorno tutte le famiglie sono invitate quindi a raccogliersi in preghiera per consacrare alla Madonna delle Lacrime per invocare protezione e benedizione del Signore. Parliamo di lavoro nero adesso con un'operazione della Guardia di Finanza di Catania che ha scoperto negli ultimi due mesi ad Acireale 21 lavoratori in nero oppure irregolari. Scoperti negli ultimi due mesi 21 diversi casi di lavoratori irregolari e in nero. La scoperta è stata fatta alla compagnia della Guardia di Finanza di Acireale. Tra questi è apparso significativo il caso di un'attività di verifica fiscale intrapresa nei confronti di un'impresa gestita da una persona di nazionalità cinese dedita alla vendita di prodotti per casalinghi. Per gli anni d'imposta dal 2019 al 2022 non solo avrebbe omesso di dichiarare al fisco ricavi d'esercizio per circa 870.000 euro e IVA dovuta per circa 81.000 euro, ma al contempo avrebbe evaso il pagamento di ritenute fiscali, contributi previdenziali e assistenziali, avvalendosi di 4 lavoratori irregolari e di 2 in nero. Tra gli identificati è stato individuato in aggiunta un uomo percettore del beneficio del reddito di cittadinanza. Durante l'ottobrata zafferanese, i finanzieri hanno sanzionato il titolare di un noto ristorante per aver impiegato 8 lavoratori in nero e 7 irregolari, in quanto retribuiti a mezzo contanti, in barba alla normativa di riferimento che nega la possibilità di remunerare i dipendenti tramite mezzi non tracciabili. Anche in questo caso non è sfuggito agli operatori la circostanza che 3 degli 8 lavoratori in nero fossero dal 2019 anche percettori del reddito di cittadinanza. Le condotte rilevate comporteranno nei confronti degli esercenti l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie pari a un minimo di 22.000 fino a un massimo di 127.000 euro ciascuno. Sono 85 le contestazioni per assunzioni in nero irregolari elevate nell'anno in corso dai militari della compagnia di Cirali e di queste 14 riferibili anche a casi di indebita percezione del reddito di cittadinanza. Con la cronaca ci spostiamo sempre in provincia di Catania, ma ad Aci Castello, dove i carabinieri hanno ritrovato in un garage 3 quadri antichi che sono stati trafugati, pensate, in un museo 10 anni fa. Ritrovati in un garage antichi quadri per un valore di 100.000 euro, i carabinieri di Aci Castello insieme ai militari del Comando Tutela Patrimonio Culturale di Siracusa hanno denunciato un uomo di 69 anni già gravato da precedenti di polizia per il reato di ricettazione di opere d'arte. L'attività di indagine è scaturita dall'intensificazione di controlli nei pressi dei mercatini delle Pulci, luoghi dove purtroppo vengono smerciati anche oggetti d'arte trafugati. I carabinieri di Aci Castello hanno proceduto alla perquisizione nell'abitazione di un uomo che era stato segnalato quale sospetto frequentatore di un noto mercatino delle Pulci di Catania. Durante la perquisizione all'interno del suo garage pertinente all'appartamento, i carabinieri hanno trovato 3 dipinti olio su tela con cornici di antica fattura del valore complessivo di circa 100.000 euro. Erano stati rubati il 3 aprile del 2013 presso il Museo Civico Sebastiano Guzzone di Militello in Val di Catania. In particolare i dipinti ritrovati sono 2 bambini in stile lezioso risalente alla fine del Settecento con stile ascrivibile al pittore francese Boucher. E ancora il console Cornelio inginocchiato davanti a un angelo in atto di sottomissione del potere civile al potere religioso, un dipinto dell'artista Sciuti. Ultimo quadro, Donna Gaetanina Baldanza con vestito bianco e girocollo, attribuito all'artista Sebastiano Guzzone. Il proprietario del garage ha dichiarato di aver acquistato i quadri presso una bancarella del mercato catanese, ma non è stato in grado di dimostrare l'effettivo acquisto ed è per questo che è stato denunciato a piede libero per ricettazione. La cronaca giudiziaria al culmine di un litigio in occasione della festa del patrono aveva sparato al rivale ferendolo. Un giovane lentinese ha patteggiato la pena ed è stato condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione.
Ha rinviato la condanna a 4 anni e 2 mesi di reclusione Lorenzo Anello, il 19enne lentinese, arrestato dalla polizia perché ritenuto responsabile del tentato omicidio di un lentinese di 30 anni avvenuto a Lentini nel mese di maggio in occasione dei festeggiamenti del patronio Sant'Alfio. Il giovane, assistito dall'avvocato Giulio Celesti, appena la scorsa settimana aveva ottenuto il beneficio degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico e contestualmente il consenso del pubblico ministero all'accesso alla pena concordata. Ad applicare la condanna è stato il GUP del Tribunale Retuseo, Carmen Scapellato, davanti al quale è comparso l'imputato. I fatti si sono consumati la notte del 12 maggio, quando, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'imputato e la vittima dell'aggressione, che non si è costituita parte civile al processo, hanno avuto un diverbio sfociato ben presto in una lite. Gli inquirenti hanno ricostruito le fasi di quella colluttazione, al culmine della quale Anello avrebbe impugnato un'arma con la quale ha sparato contro il malcapitato rimasto sul selciato mentre l'imputato ha tentato di dileguarsi. Soccorso alcuni passanti che avevano assistito alla scena, il ferito è stato trasportato all'ospedale di Lentini in gravi condizioni di salute ed è dovuto essere ricoverato a causa delle lesioni riportate. Anello fu tradotto nella casa circondariale di Cavadonna su disposizione del GIP per tentato omicidio e detenzione e porto illegale di armi. Lo sport adesso, ma più che sport, fatti di cronaca, perché si tratta di altri 25 ultra denunciati dalla Digos per i disordini avvenuti in occasione della partita Siracusa-Acireale del 4 ottobre scorso. Saranno disposti anche in questo caso per loro i DASPO. Sale a 90 il numero dei sostenitori sia del Siracusa sia della Acireale coinvolti il 4 ottobre scorso negli scontri avvenuti subito dopo l'incontro di calcio che si è tenuto allo stadio Nicola De Simone. Altre 25 persone sono state infatti identificate e denunciate dalla Digos della Questura di Siracusa per i disordini che si sono verificati al termine di quella partita. Tutte le persone denunciate saranno sottoposte al DASPO sportivo disposto dal Questore, che impedirà loro di assistere a manifestazioni sportive per i prossimi anni. A conclusione della fase investigativa, che ha curato l'aspetto repressivo, è iniziata già l'indomani dei disordini che tanto hanno destato l'attenzione dell'opinione pubblica locale una azione della Digos, che ha intavolato e costruito un dialogo con la società del Siracusa Calcio, disponibile a collaborare con la Questura e con la tifoseria organizzata della compagine retusea. L'obiettivo è quello di evitare che durante tutta la stagione calcistica, che la squadra del Siracusa sta conducendo con apprezzabili risultati sportivi, si verifichino altri incidenti e disordini che possono guastare il sano clima di festa e di competizione sportiva che si è osservato, ad esempio, in occasione dell'ultima partita casalinga del Siracusa disputata contro il Trapani, con la premessa appunto che i tifosi del Trapani non sono potuti essere presenti allo stadio per lo stop dato dall'Osservatore Nazionale. Il calcio vero, adesso quello giocato, perché puntualmente riprende la settimana di allenamenti del Siracusa in vista della trasferta di domenica prossima in Calabria, a Castrovillari, dove è arrivato un nuovo attaccante. Vediamo il servizio. Archiviata la sfida più attesa della stagione, il Siracusa ricomincia la consueta settimana di allenamenti. Lo spettacolo maggiore nella partitissima contro la capolista Trapani è stato il pubblico azzurro che ha colmato in ogni settore lo stadio Nicola De Simone. Tifo e incitamento continui nei confronti dei giocatori retusei, un calore che non si vedeva da tanto tempo e che ha fatto scattare l'orgoglio sportivo del presidente Alessandro Ricci. Parola che si è aggiunta alle altre quattro già coniate dall'inizio della sua avventura a Siracusa. Domenica però si apre un altro capitolo del libro campionato di Serie D. Anche se l'avversario non è difficile e impegnativo come il Trapani, si tratta di una trasferta in terra calabra da non prendere assolutamente sotto gamba. La squadra allenata da Gaspare Cacciola si recherà in casa del Castrovillari, ultimo in classifica in coabitazione con la Gioiese ed unica squadra del girone I a non aver mai vinto. 5 punti, frutto di altrettanto pareggi, poi solo sconfitte. La squadra calabrese comunque è reduce da un buon pari in casa del San Luca e soprattutto si è rafforzata con l'arrivo dell'attaccante Coris Jonis. Fisico statuario, già con diverse esperienze in eccellenza in Serie D, va ricordato soprattutto perché a soli 18 anni ha giocato a San Siro contro l'Inter allenata da Roberto Mancini in Coppa Italia con la maglia della Regina. Ma il pensiero del presidente Ricci dopo 2 giorni è ancora rivolto allo spettacolo sugli spalti. «Sono trascorsi 2 giorni da quando ho assistito a uno degli spettacoli più emozionanti della mia vita», ha detto il presidente del Siracusa, «e vi garantisco che non smetto un attimo di pensarci. Ho provato una sensazione di orgoglio mai vissuta».
Dal calcio alla pallanuoto con la sfida proibitiva domani per l'Ortigia, ma al tempo stesso molto affascinante perché alla piscina Caldarella di Siracusa arriva infatti il Re con la squadra più forte d'Europa. Il turno infrasettimanale di campionato prevede una sfida da brividi per l'Ortigia di pallanuoto che è chiamata all'esame più difficile, ossia affrontare i campioni d'Italia ed Europa in carica, una schiaccia sassi che anche quest'anno punta a vincere tutto. Domani pomeriggio alle 15 alla piscina Paolo Caldarella infatti i biancoverdi scenderanno in acqua contro la Prorecco, capolista della Serie 1. Si prospetta la classica partita impossibile, almeno sulla carta, contro una formazione che ha dimostrato di essere in piena forma e che vuole continuare a vincere e dare spettacolo. L'Ortigia è consapevole di dover offrire il suo meglio se vorrà ottenere un risultato positivo o comunque uscire a testa alta da questa sfida durissima. La squadra allenata da Stefano Piccardo sta vivendo un periodo di alti e bassi e proviene da due gare, quella di Eurocup contro Trieste e quella di campionato contro Posillipo, nelle quali ha raccolto solo un punto. Il match contro i campioni d'Italia potrebbe essere l'occasione giusta per ritrovare slancio e soprattutto quell'attenzione che ultimamente si è vista a intermittenza. Non sarà facile giocare contro una corazzata così forte e attrezzata, ma l'Ortigia dovrà cercare di ritrovare freschezza e provare ad arginare per quanto possibile il gioco dei Liguri. Soprattutto bisognerà sbagliare il meno possibile. Ad arricchire di contenuti questo big match c'è anche qualche altro ingrediente: il ritorno alla piscina Caldarella dell'ex Francesco Condemi, talento che qui ha brillato vivendo anni bellissimi, e il suo primo confronto da avversario con il fratello Andrea. Insomma, un'altra sfida nella sfida. Con lo sport si conclude questa edizione di Tris Sicilia TG. Grazie per averci seguito. Arrivederci e a risentirci al prossimo appuntamento.